Hai una dedica da fare per il premio? Sì, una dedica particolare, ti spiego, la vorrei fare al mio pubblico che mi segue ormai da oltre 40 anni, perché insomma io il primo contributo Empals ce l'ho nel 1972, calcola che sono già in pensione con l'Empals, non diciamo l'età, ho cominciato da piccoletta. Quindi lo vorrei dedicare a loro perché è grazie a loro che io esisto, perché se il pubblico lo sai bene, no? In teatro soprattutto, se non ti viene a trovare il pubblico, se non ti segue, tu non sarai mai nessuno, non puoi lavorare, insomma. Quindi questa dedica sicuramente per il mio pubblico. E poi ne vorrei fare una particolare ai miei genitori che non ci sono più e che grazie a loro che io continuo a fare questo lavoro nello spettacolo. Luciana, sei divisa tra teatro e cinema. Come ti vedi fra qualche anno? Ma sai, io ho iniziato con il cinema tantissimi anni fa, insomma, ero veramente giovanissima e ho lavorato con i più grandi registi, quindi la mia prima passione, il primo amore è stato il cinema. Ho lavorato con Fellini, con Damiano Damiani, con Salvatore Samperi, Lauro Antonelli, veramente con Castellano e Pipolo, tantissimi, tantissimi personaggi, cioè i registi di una volta, quindi il cinema di una volta. Poi mi sono dedicata al teatro e sono più di 25 anni che faccio quasi sempre solo teatro, perché il teatro comunque mi emoziona sicuramente molto più del cinema. E anche perché al cinema, diciamoci la verità, adesso quando ti chiamano ti dicono: però ci servono personaggi che non fanno gli attori, cioè non si può più lavorare. Ok, questa era una mia scusa, se ho fatto questo inciso. Tra qualche anno come mi trovo? Mi trovo che continuerò a fare teatro sicuramente, anche se non disdegno, insomma, se qualche volta arrivo al cinema, perché devi sapere che io una volta all'anno nella vita ho bisogno assoluto di un set, qualunque esso sia, televisione, cinema, fiction. Una lunga vita artistica che non si ferma. Hai un incoraggiamento per i giovani? Sì, assolutamente sì. Innanzitutto per i giovani la passione è importantissima, la testardaggine, perché, e non ti puoi fermare al primo ostacolo, perché io di porte sbattute in faccia ce ne ho avute tante, però è proprio vero il detto che chi la dura la vince. Quindi una buona scuola innanzitutto e poi tentare e provare, provare e non smettere di provare, perché se ti si chiude una porta ti si apre un portone, se veramente vali, se veramente vuoi fare questo mestiere per passione, perché molti magari lo vogliono fare per apparire, lo vogliono fare per i soldi. Ecco, io ho iniziato con il cinema, sarei potuta diventare forse molto più famosa, tra virgolette, a livello visivo, no? Però tu sai bene che insomma ci sono state, io non ho accettato nessun compromesso e quindi credo che il vero successo della mia vita sia questo, cioè che io da 45 anni continuo a fare questo lavoro e mi mantengo con questo lavoro. Quindi, come vedete, non serve essere solo apparire, ma l'importante è avere la passione per fare questo mestiere, lo devi amare. Hai un personaggio che vorresti mettere in bacheca tra quelli che hai interpretato, oppure quale vorresti proprio interpretare e ancora non hai fatto? Ma guarda, io sono un'attrice brillante, tragicomica. Purtroppo in Italia c'è un problema. Se sei un'attrice comica, il regista, ok, per lui pensa che tu non possa fare il drammatico, e invece un attore comico è sicuramente un bravissimo drammatico, mentre un drammatico forse non potrà essere un bravissimo comico. Quindi io ho fatto moltissimi spettacoli comici, brillanti, mi piace far ridere la gente, mi piace avere questa unione di palcoscenico e pubblico, e li amo alla follia e quindi uno che non ho mai fatto proprio dall'inizio alla fine è un personaggio drammatico, però nei miei spettacoli, soprattutto negli ultimi, sono spettacoli molto comici, ma alla fine la gente, comunque anche gli uomini, escono con la lacrima. E quindi questo per me è una bella cosa, mi hanno scritto delle cose bellissime e spero di poter interpretare un personaggio tragicomico anche al cinema, mi piacerebbe, perché non è detto che non si sa mai, no? Com'è? L'età dura tutta la vita, io morirò in palcoscenico. E quindi sì, mi piace far ridere e mi piace far piangere la gente. Questo per i registi. Un'attrice comica sa fa pure la drammatica. Visto che questa è una domanda che comunque continuerò a farti, visto che vuoi morire sul palcoscenico, quali sono i progetti prossimi, futuri?
Allora, adesso mi trovo proprio qui a prendere questo premio alla carriera, questo premio Cesar, e ringrazio Ulisse, il direttore artistico di questo teatro di San Vito Romano, che mi ha contattata, perché non ci conoscevamo, proprio avendo letto tutto il mio curriculum, avendomi seguito dagli anni, per anni mi ha detto che insomma mi avrebbe dato questo premio, e sono felicissima di riceverlo, anche se poi i primi di settembre ne ho preso un altro bellissimo, un premio di Laura Antonelli per il cinema, e mi ha fatto molto piacere. Quindi qui proprio al Teatro Cesar, per il 14 gennaio 2018 farò la banda del box 23 con altri attori di Pietro Romano, con la regia di Massimo Milazzo, che come quasi sempre fa tutti i miei spettacoli, perché insomma questo connubio ormai dura dal 1990 ed è un connubio artistico e non solo, anche nella vita. E poi sto fuori abbonamento sempre al Teatro Cesar il 4 marzo, questo monologo che sto portando in giro per tutta l'Italia, che è Nei panni di una donna, è uno spettacolo molto comico, è un monologo mio e di Riccardo Graziosi, scritto a quattro mani con la regia sempre di Massimo Milazzo. Ed è un testo particolare, perché si ride per un'ora, un'ora e mezzo, si ride tanto, e poi gli ultimi 10 minuti sono dedicati ad un tema un po' particolare che ci riguarda da vicino, soprattutto in questi giorni, purtroppo, la violenza sulle donne. Si parlerà anche di femminicidio, ma in maniera proprio in punta di piedi, però vi assicuro che è uno spettacolo che vale la pena vedere. Questo per quanto riguarda qui il Teatro Cesar. Poi l'8 di marzo, per la festa delle donne, virgoletta festa delle donne, perché insomma c'è poco da festeggiare la donna, ma soprattutto ciò che era successo. Comunque, per l'occasione farò questo testo, mi è stato richiesto, quindi farò un evento unico, Nei panni di una donna, l'8 marzo al Teatro delle Muse a Roma, e poi a seguire dal 9 marzo al 25 marzo ovviamente una commedia brillante con la regia sempre di Massimo Milazzo, con Francesca Milani e un altro attore da definire. Quindi una commedia a tre personaggi di Luca Giacomozzi, che si chiama Una donna per amico. Allora, ringraziamo Luciana Frazzetto e complimenti per il premio. Grazie a te, grazie a tutti. Ciao.